Ciao amici, bentornati sul canale YouTube, nuova puntata della rubrica Torno a Linux. Oggi, più che parlarvi di distribuzioni e sistemi operativi open source, vi parlo di un accessorio che ho appunto provato per voi. Sto parlando di una chiavetta, comunissima chiavetta Bluetooth della Basius, che è un marchio che abbiamo già visto qui sul canale con power bank, accessori vari nel corso degli ultimi anni. Questo prodotto, vi dico subito, arriva dal mercato cinese, quindi da AliExpress, è disponibile anche in Italia su Amazon. Io vi dico immediatamente i prezzi, perché Amazon la vende a circa 12-13 euro. Questa io l'ho acquistata su AliExpress a meno di 4 euro, per la precisione 3,70 euro, comunque varia tra i 3,50 e i 4 euro, con spedizione quelle choice, quelle scelte da AliExpress, con consegna molto molto tra virgolette rapida, quindi direttamente vendute, spedite da AliExpress. E ragazzi, io l'ho provata sia su Windows, lo so, siamo nella rubrica Torno a Linux, su un computer fisso non dotato di Bluetooth, va a migliorare molto le prestazioni rispetto alle classiche chiavette, queste cinesi MTK, non so se le avete mai provate, o quelle su Amazon a marchio, non è strano, che pagai tipo 8-9 euro l'anno scorso, e ragazzi, andavano o non andavano, problemi quando il bitrate era molto alto, soprattutto se si ascoltano musica, se ascoltano tracce musicali non compresse, streaming e quant'altro, o più dispositivi connessi contemporaneamente, arrivavano qualche vistoso lag e qualche disconnessione sporadica. Su Linux queste chiavette mi andavano davvero male, soprattutto sul mio notebook che ho resuscitato, il mio Acer da 17 con Linux non dotato di Bluetooth nativo. Ahimè ragazzi, queste altre chiavette erano davvero una cosa quasi inutilizzabile, lo scambio dati non andava mai, il tethering Bluetooth era lentissimo con frequenti disconnessioni, e quando si utilizzavano tracce audio di qualità superiore o si ascoltavano, ecco, streaming da Spotify, lo so ragazzi, non è software open source, ma Spotify io lo ascolto anche su Linux, lì era tutto un ritardo. Allora ho provato questa chiavetta, dato che non viene specificato il sistema operativo, quindi non sapevo se andava bene Linux, Mac OS, che non ho più Windows e quant'altro, l'ho presa, l'ho messa su Linux e ragazzi, ora vi dico, dopo lo sponsor di questo video, CaseFan, che potete ovviamente saltare il momento sponsor, vi dico com'è andata. Oggi torno a parlarvi di CaseFan. CaseFan, sapete che è un sito dove si possono acquistare chiavi di attivazione per i nostri sistemi operativi 100% legali. Io voglio immediatamente spoilerarvi: Windows 10 Pro a 10 euro, Windows 11 Pro a 16 euro. Ma come ho fatto ad acquistarlo? Allora ragazzi, io intanto vi lascio i link in descrizione delle singole offerte, qui in descrizione a questo video, unite al codice sconto. Per i pacchetti Windows il codice sconto è PBV40, ovviamente tutto maiuscolo, ecco, lo si può vedere qui anche in video. Ci sono due modalità, c'è una che ci permetterà di poi scegliere altri tipi di pagamento, cioè la prima selezione, tra cui selezionando lì si potrà poi andare a usare PayPal, non solo sistemi operativi, quindi non solo Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, ma le offerte di oggi, cioè di questa tornata di codici sconto, con il PBV50 invece che 40 abbiamo il 50% di sconto su prezzo già super scontato anche sui pacchetti Office. E non finisce qui, perché su CaseFan si trovano chiavi di attivazione anche di software che non siano unicamente Microsoft, quindi software specifici per il nostro Mac. Quindi ragazzi, io vi lascio tutti i link in descrizione a questo video, ovviamente
è un video sponsorizzato, ma io vi ricordo che ho provato personalmente il prodotto offerto da questa azienda. Parliamo di Bluetooth 5.1, quindi anche non ultimissima generazione, con 5.3, ma comunque di buona qualità. Io uso sul mio computer portatile Linux queste Letozo HT2 Bluetooth 5.3 ANC, ottima batteria, sono le mie cuffie un po' da trasporto, nere, classiche, insomma cuffie di buona qualità. Le lascio linkate in descrizione a questo video perché su Linux sono perfettamente compatibili tramite questa chiavetta, che trovate anche quella in descrizione a questo video, e funzionano bene. Non ho trovato alcun genere di lag audio video con questa chiavetta Bluetooth, anche quando poi vado a accendere l'ANC qui per ridurre il rumore esterno, se voglio portarmi in giro il mio computer, funzionano molto bene. Quello che mi ha stupito, ragazzi, è anche la trasmissione dati, perché io riesco a trasferire, ecco, una fotografia, un documento via Bluetooth dal mio smartphone Android al mio computer Linux senza problemi. Ovviamente non è velocissimo se trasferite file di grandi dimensioni, ma comunque, ecco, una foto, un PDF o quant'altro è facilmente trasferibile. Un altro utilizzo che ne ho fatto è il tethering USB, quindi si apre il gestore Bluetooth Linux, insomma dovete prima fare accoppiare il vostro smartphone via Bluetooth, lui lo riconoscerà. Accendete il Bluetooth dal vostro smartphone, automaticamente il vostro computer Linux sarà connesso tramite il vostro smartphone. Non sarà la connessione di rete più veloce del mondo, ma potete andare in esterna con questa chiavetta Bluetooth sul vostro computer, ecco, Linux, avere un tethering USB, connettere le cuffie, eventualmente lavorare, giocare, fare quello che dovete fare, trasferire qualche documento senza il minimo problema. Sicuramente lo fanno tanti altri prodotti, ma ho voluto portarvi qui questa chiavettina di Basius perché costa davvero 4 euro, quindi costa circa una colazione fatta bene al bar. È compatibile anche con Windows, quindi amici che di Windows, che con Windows state vedendo questo video, potete tranquillamente acquistarla, perché su Windows ho connesso tastiere compatibili appunto Windows, joystick Bluetooth compatibili Windows senza il minimo problema, funzionano davvero bene anche lì sopra. Ma mi rivolgo a voi amici con Linux, se avete un computer vecchiotto senza Bluetooth, o il vostro Bluetooth non funziona bene, parlo di 64 bit, ragazzi, computer a 64 bit, prendete questa chiavettina, link in descrizione, AliExpress, 4 euro, e avete risolto tanti dei vostri problemi, almeno io lo spero. Ringrazio lo sponsor CaseFan per tutti i codici sconto per acquistare chiavi, licenze di attivazione, Windows e quant'altro in descrizione a questo video. Pollicione in su, iscrivetevi al canale, ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao!